Ed eccola la coppia rappresentante di Israele, Daniel Montalbano e Eugeni Krasnopolsky. Loro, non so se lo ricordate, lo scorso anno, proprio durante l'allenamento, mentre l'allenamento della gara, per iniziare la gara, lei si infortunò in allenamento, e quando poi infatti non si presentarono e tutti quanti dicevano: ma come mai? Perché proprio si fece male, dunque non poterono disputare loro europeo. E gareggiano insieme dal 2009 e da quest'anno hanno una nuova allenatrice che è Kyoko Ina, che era proprio la partner di John Zimmerman. Un tango per loro, da Mr. e Mrs. Smith, il film. Doppio il twist. Triplo Salkov, ma lei niente da fare per terra. E va bene il triplo loop invece, molto bene. Gruppo 3, anche questo è obbligatorio per tutte le coppie, perlomeno la prima fase della salita, poi dopo potrà cambiare quello che vogliono. Particolare l'entrata, molto originale, ma non so se verrà assegnata perché non è esattamente sull'entrata della spirale, è molto prima, poi lei si riaggiusta e poi entra in spirale, è un po' dubbia. Quindi magari non andrà a lavorare sul livello, non ma sul grado. Feature, ma sicuramente sul GOI. E sulle transition magari a questo esatto, punto. Esatto, sì. E su di loro andrà inevitabilmente a pesare la caduta che c'è stata ovviamente sì. Nell'esecuzione del tipo salto. Sì, e anche qualche livello decisamente basso, perché la per combo spin dovrebbe essere di livello 3, la straight line step solo di livello 2, la spirale solo di livello 2, quindi insomma non sono certo livelli altissimi. Anche il doppio Lutz twist, ecco, dovrebbe essere di livello 2, per cui insomma... Come non contenuto hanno un punteggio tecnico, alto, non certo. È un contenuto altissimo. E tra l'altro non mi sono sembrati così, forse poi come mi insegni tu, anche Franca sempre dici, se poi manca qualcosa a livello tecnico viene a mancare dalla parte dei components, cioè sì, non sono stati sì. incisivi sul ghiaccio, no Fabrizio? Perfetto. Sì, è tutto il discorso di performance, di interpretazione, comunque quel lato che comunque a livello di punteggio che lascia un segno anche nei giudici per l'energia che trasmettono i pattinatori durante il loro, sì. durante il loro performance, quando vanno a mancare gli elementi tecnici, tecnici impegnativi sì, va a perdere un po' tutto. Noi allenatori abbiamo tutti un bel predicare che non bisogna lasciarsi influenzare dall'errore, che bisogna continuare a pattinare come nulla fosse, ma fa la differenza che bisogna essere ancora più energici di prima, però bene o male sia nello spirito del pattinatore che nell'occhio di chi lo osserva
l'errore rimane, insomma. Ma sono pochissimi i pattinatori, ne abbiamo visto qualcuno che quest'anno, non so, un Takashi che cade il primo quadruplo, poi pattina un programma tale che non ci ricordiamo neanche che è caduto il primo quadruplo. Ecco, sono proprio rari e devono essere talmente eccellenti che davvero ti dimentichi di tutto il resto. Sì, no, beh, si dice così ai ragazzi, gli atleti, giusto perché non devono mollare, devono lottare fino all'ultimo, e perché poi ci sono un sacco di altri elementi che vengono valutati per dare alla fine il punteggio finale. Tutto può capitare. Guarda, comunque riescono anche a essere molto sorridenti al Kiss and Cry, e accompagnati appunto dalla loro allenatrice Kyoko Ina, che è la prima esperienza con una coppia internazionale in gara, quindi questo anche è importante, no? Sì. Si crea forse anche un feeling molto forte così. Quindi adesso il punteggio da battere comunque è quello della coppia svizzera per poter risultare all'interno, quindi qualificarsi. All'interno, sì, per qualificarsi sì, perché diciamo in questo momento bisogna battere 41 punti. In questo momento sì, gli svizzeri hanno 41 e 48 e loro per qualificarsi devono superare questo punteggio. Allora aspettiamo il punteggio per Daniel Montalbano e Eugenij Krasnopolski. 41 e 69, dunque proprio per un soffio, 41 e 48 avevano la coppia precedente nella classifica, quindi la coppia svizzera, Technical Elements 23 e 89, Components 18 e 80, poi inevitabilmente c'è il punto di detrazione per loro.